Parliamo di cinema, una tenera vipera, ad ogni genera che oggi è bigama, all'anima libera che non ha più fisima, a gente cinica, misera e anonima, chi vive a Panama ed è morta veneta. Parliamo di cinema e di ciò che ci va. John John Nostalgia Broadcast. Ciao. C'è Belloncion Pion Ramadan. Invitiamo podcast. Avresti certo. Oggi qual è la puntata questa scordata? La puntata della svolta. Quella che non ci ha fatto, Ferrarion. Salutiamo. La nostra svolta, questa è la nostra puntata della nostra svolta. Diventeremo famosi. Famoso. Allora, bentornati. Questa puntata. Abbiamo X 1000. Esatto. Abbiamo qua con noi due ospiti, tre ospiti. Tre ospiti, e per la prima volta parliamo anche con dei produttori. Oh, esatto. Che è una cosa che ancora non c'era capitata, diciamo. E incredibilmente neanche facendo apposta abbiamo avuto comunque sempre puntate differenti, cioè tranne alcune, però sempre comunque con temi differenti. Non abbiamo, cioè, abbiamo sempre variato con i generi. E qua ora parliamo di un film italiano di genere. Sì. Mi pare che non l'abbiamo già fatto. Cioè, in realtà solo con Vetro, forse. Classico rosso. Ah, giusto, classico. L'abbiamo già fatto. Vabbè. Questa puntata quindi è già finita. E allora risentire l'inizio, poi staccare e mettere la puntata. Franco. Cinema di genere italiano, adesso facciamo una breve introduzione, poi daremo la parola al regista e agli attori. Parliamo del film, che secondo me no, parliamo dopo con loro nel film. Sì, ne abbiamo parlato dopo con loro. Intro dopo. Perché comunque giustamente noi abbiamo questi ospiti, però non avendoci la certezza di averli, ma cioè nel senso, perché può accadere di tutto. E quindi, come abbiamo detto anche agli ospiti ieri sera stesso, abbiamo detto noi registriamo l'intro prima, perché cioè l'intro dopo, perché appunto può accadere che magari cioè diciamo all'inizio all'intro allora gli ospiti ci sono loro tre e poi magari non c'è. E quindi come? Non è accaduto, vabbè. Come è accaduto anche altre volte. Esatto, quindi meglio fare le cose dopo per prima. Bravo. Cinegene italiano, vi piace il cinegene italiano? No, fatto male. No, scherzo. No, a parte cazzate, sì. Io direi quel poco che c'è, sì. Sì, oddio, quel poco che c'è. Io in realtà gli ultimi tentativi di fare qualcosa di genere thriller, ho visto delle robe che poi umani, ti non farò il nome, non sono come Riccardo, io di prima canzone, poi qualche remolo, poi... Villetto con ospiti? No. Ecco, ciao Ivano! Non dire! Io non ho capito, vabbè. Perfetto, sì, grazie, lo dico dopo. Ma è che una cosa nuova dice. Quindi, insomma, è esempio brutto. Però in realtà, quando ci sono delle... Se mi basta, ci sia un minimo di idea un po' più... Ma basta poco, in realtà, il cinema è di genere. Perché il genere ce l'hai già. Se c'hai già il genere, sai già che devi fare, c'hai già gli elementi. Te basta che c'hai l'ideuzza in più, che qui, secondo me, è una svolta c'è, perché c'è una... Poi ne parleremo, un rapporto di bromance, che poi... capiremo cosa vuol dire, di amicizia civile, ecco, tra i due protagonisti, Nando Pacitto e Nattanzi, e che è molto interessante. Quindi sono di quella la cosa in più che fa, secondo me, anche quella. Quindi insomma basta una cosa in più, un'ideuzza in più, e più può venire qualcosa di decoroso, ecco. Quindi anche quello appassionato che dice. Secondo me in realtà non è l'ideuzza in più, ma è la voglia di raccontare qualcosa. Sì, però con l'ideuzza in più, se racconti qualcosa che è banale, c'è bisogno di qualcosa in più di distinguere. No, certo, deve essere una cosa banale, deve essere quella è una cosa interessante, e il genere è un metodo di lavoro che ti aiuta a farlo. Certo, e poi cioè, la cosa buona del film di genere è come diceva Carpenter, cioè io faccio film per le masse che gli insegnano a non essere più massa. Oh, okay. Massa grassa. Quindi vuol dire, questo significa anche che deve essere un cinema comprensibile da tutto, e che inaspettatamente lo spettatore si trova davanti a qualcosa che non aveva previsto, perché magari vai a vedere il film con le astronavi e gli alieni dove si sparano tutte, e poi magari ti accorgi che è un film politico, come potrebbe essere un film di Carpenter. Sì, io. Oppure come
famosissimo come era Fulci, che diceva io sono un terrorista di genere, ovvero cambio genere alla manetta. Lui ci faceva sempre due. Vabbè, fino a che Ciccio una cosa che faceva bene. Ma cazzo dici, fra, ha fatto di tutto, ha fatto i film di fantascienza, ha fatto come romani, tutti i generi ha fatto. Sì, ha fatto pure per lui. Ha voglia. Magari ne ha fatto uno, però l'ha fatti. Ha fatto il film d'avventura e western. E anche nei suoi film più brutti, anche nei suoi film più così come possono essere quelli di Franco Ciccio, c'erano le sue bombe in senso terroristico, cioè faceva delle cose che uscivano solo in parte dal genere per cambiare le carte in tavola e far arrivare quello che gli interessava, certo. Un messaggio diverso, e questo è un modo che io trovo molto funzionale nel cinema, cioè io credo che il cinema migliore sia quando arte e intrattenimento collidi in modo perfetto, perché tu puoi far quanto vuoi Bellatar o anche lo stesso Lynch, però Lynch o Bellatar non sono registi per tutti nel senso stretto, nel senso che alcune persone possono essere ostici e difficili, e invece è più interessante fare un film per tutti che cambia le carte in tavola. Sì, sono d'accordo. Però in realtà Bernadette non sono d'accordo fino a una certa, però. Non so, solo Bernadette non è che è indirizzato a tutti, cioè poi che lo accolgono tutti, no, però secondo me anche i grandi autori, anche i più difficili, secondo me hanno un modo di parlare, secondo me, che sì, vogliono parlare al mondo. Ma non è per svalutare il lo so che no, però dico come arriva può essere, cioè, come approccio lo fa per tutti, esatto. Che ogni regista parla per i cazzi suoi. Esatto. Ogni regista sceglie liberamente quello che vuole fare, e ci sono i film sono fatti anche, cioè alcuni film funzionano su alcune persone e altre no, è al contrario. No, certo. Quindi sì. Quello va bene, però è un discorso proprio lavorativo. E poi io trovo che nel cinema di genere, essendo legato cioè le trame e la struttura della narrazione devono essere agevolate per lo spettatore, i registi tirano fuori le cose interessanti nella regia, nel creare. Magari tu crei un'immagine che dura 10 secondi ma che ti spiega tutto il film, invece che un intero film che parli di quella cosa, che è una cosa che viene più fatta dal cinema d'autore, capito? Certo. Oppure magari cioè un film d'azione dove un film di arti marziali giapponesi dove si vedono tutto il film, ma magari c'è una regia talmente tante scelte di inquadratura particolare, di movimenti così, che è bello per quello, non è tanto bello perché ci sono i cinesi che si picchiano, sì. Capito? Bene. Ma per come viene fatto, non a caso si dice l'arte non è ciò che fai ma come lo fai. Esempi? Che avete. Guarda, italiani ad esempio faccio io vorrei parlare più che altro del crime italiano, sì, ma c'era in mente due più di genere, nel senso che di horror thriller, anche noir in realtà, che è anche quello, sì, certo, certo. Sì. So mi viene, forse dice lo stesso, no? Lo dove della notte pensavo, ah, detto, magari. Caricare, io volevo andare più su un classico, volevo dire da doppia ora di Capodondi, che secondo me è un ottimo, io non l'ho visto film di genere, un attimo del suo genere, parlato, però è molto interessante. Miglior noir italiano degli anni 2000, arrivederci, come c'è. Immaginiamo. Ciao Ferchant, copio Le King. No, è vero, scherzo. Le King. No, non è vero, Le King. Li conosco io, i Lecchino. Li conosco i Lecchini. Ciao Fede, ciao Lecchini. E non ho fatto il mio nome. E sì, non diciamo ciao, è un film. Bello. No, però anche Garrone, Imbalsamatore. Sì. Prima amore, Dogman. Sì. Dogman sì, è già un po' più. Per me è molto più di genere Dogman che l'Imbalsamatore, però. Però Dogman non so come dire. No, non dico che non lo sia, lo è, però dico che secondo me Dogman è un po' è un po' di passaggio, perché secondo me cerca di esplorare nuovi territori, non fai troppo film in maniera d'autore, però lo fai in modo. È difficile Dogman come film, secondo me, a livello proprio autoriale di discorso, secondo me è un film molto complesso e da studiare. A me piace molto, certo, c'ha un difetto che vabbè, che qui non posso dire. Beep. Vabbè. Dopo Dick.
Vabbè, i difetti segreti di Dorme. Esatto. Chi ha capito capisce. Quindi Edoardo Pesciolon. No, bravissimo. Poi abbiamo Fonton. No, 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 non è Fonton. Sta nella svolta, Fonton. Mischia, che abbiamo incontrato ieri sera. Che ha fatto The End, il mostro della cripta. Infatti non abbiamo detto che insomma è questa manifestazione, insomma, diciamo che poi Fabrique du Cinéma, che è una rivista, e ieri presentano appunto il 35esimo numero e hanno fatto, fanno queste, io non c'ero mai stato, avevo idea di cosa fossero, perché una volta ci dovevo andare, ma non c'ero andato e niente, boh, insomma, siamo andati là e abbiamo fatto questa due puntate con Valerio Ferrara, che sentirete o prima o dopo in base a quando uscirà questa puntata, e poi questa qua con il regista e i produttori di questo film, La svolta, che trovate su Netflix da qualche settimana, dal 20 aprile, quindi insomma, già da più di un mese. E a voi è piaciuta questa svolta? Sì, secondo me, dicevo prima, la chiave del rapporto tra i due personaggi, anche, diciamo, poi comunque lo diciamo nella puntata con lui, ci sono anche alcuni elementi, no? Questo collidere dei fumettisti con i boss e invece più intimo con i protagonisti, quello su me è, la commissione secondo me è molto riuscita, è un film molto... Esatto, perché tu inganni lo spettatore con... Sì. Giocando sulle cose da dargli da generi del classico, quindi le sparatorie, i gangster, le persone che si incazzano l'uno con l'altro, e poi erano i due. Però a metà del film lo passerà a narrare altro, e quindi già certo spettatore se deve anche accettare. È un film interessante. È interessante che poi vedi appunto i due verso criminale, questi due che sono talmente. Cioè, uno è talmente avulso da tutto, e quindi non è lì, poi ci guarda con l'altro. Un po' più sicuro di sé, un po' più sbruffone, in realtà con no, il personaggio di Attanzi, che così anche quell'ambiente, non c'è più quell'ambiente che dell'altro, che invece è... non l'attore, dico il personaggio, il criminale, Attanzi un criminale! Ciao, ti amo Andrea. No, scherziamo. E quindi anche quello, figo, sì, secondo me è ben riuscito. Vedetelo su Netflix e... dateci un parere. Ok. Dovremmo fare il profilo Letterboxd di Nostalgia Podcast. E votiamo i film dei registi, sono di quelli che abbiamo intervistato. Sono io, non so quello. 5-10 film, basta. via, dicendo. Oppo tutti i film che abbiamo citato in tutte le puntate. Vabbè, c'ho una lista proprio, no? C'ho una lista, tutti i registi centrali, ci voglio citare tutte le puntate. Andiamo, vattene a riascoltare. Perché no? Perché sì. E vabbè, che dire, quindi diamo la parola ai regista e ai produttori del film La svolta. Prego, presentatevi, dite chi siete. Io sono Riccardo Antonaroli, il regista di questo film La svolta. In inglese? The Turning Point. Qua abbiamo anche il nostro collega traduttore. Sono in qua spagnolo, insieme ai produttori. E la svolta. E ora si presenteranno. Punto d'inflexione. Ah sì, bello. Punto d'inflexione. Punto d'inflexione. In spagnolo. Sì. Io sono Diana Balsania. Rodeo Drive, produzione insieme a Francesco Cimpanelli. Dira Life. Buonasera. Bene, bene, benvenuti. Benvenuti. Allora, il film che è presente su Netflix. Sì. Dunque è andato al cinema per tre giorni. È uscito in sala tre giorni, poi è andato su Netflix il 20 aprile. Okay. E okay. Diciamo che è andato, io sono molto contento, sono molto contento. Però non è una produzione Netflix, giusto? No. Non è, però è un'origine Netflix. Come funziona l'origine? È una produzione Rodeo Drive e Life Cinema con Rai Cinema. Ok. È distribuito da Netflix in tutto il mondo. Distribuito doppiato o con sottotitoli? Con sottotitoli distribuito sia con sottotitoli che doppiato, non tutti i paesi credo che facciano il doppiaggio, quindi sottotitoli di che font sono? Sottotitoli sono Arial Times New Roman, non lo so, forse Times New Roman perché l'abbiamo già da Garbatella. Sì, esatto. Quando avete iniziato le riprese del film, vi immaginavate che il film poi sarebbe andato sulle piattaforme, vi immaginavate che andava al cinema in maniera più regolare? Qual era la vostra idea iniziale da produzione, a questo punto chiedo?
Allora, il film nasce come con un impianto, diciamo, classico, quindi abbiamo prodotto insieme al Ministero dei Beni Culturali e con la RAI, come quindi un film destinato alla sala. Poi purtroppo gli eventi della pandemia e quant'altro hanno un pochino cambiato i nostri programmi per quanto riguarda la distribuzione. Abbiamo tenuto il film, l'abbiamo protetto, lo abbiamo tenuto, diciamo, in qualche modo a riposo il tempo necessario per individuare la distribuzione più idonea, che devo dire credo che abbiamo trovato, nel senso il film è andato molto molto bene anche all'estero, e devo dire che queste realtà di queste piattaforme, nello specifico Netflix, che ringraziamo, ci hanno consentito di far arrivare il nostro prodotto ben oltre i confini nazionali, ma oltre quelli europei, e siamo stati in classifica in mezzo mondo, e questo è un punto di grande orgoglio per noi. Un turning point. Sì, un turning point. Com'era in spagnolo? Mi è piaciuto molto? Punto d'inflexione. Punto d'inflexione. Pure in coreano. Pure in coreano. Coreano, sai? Coreano, lo so. Il francese? Le tournantes. Le tournantes. Ah, non so pronunciarlo. Le tournantes, basta fare la R un po'. Esatto. E quindi è doppia coproduzione, e poi Netflix, mazza, c'hanno una via di vita, questi film molto interessanti. Io volevo chiedere, soprattutto anche al regista Riccardo, volevo chiedere, ecco. Qui sono il fratello di Riccardo, pieno di Riccardo, non so, quello, non so due, non so chi è, volevo sapere il genesi del progetto, come è nato, come lo spunto di questo, e anche il modo di, non è il modo, anche il fatto di come dire, di avere un film di genere, di creare un film di genere, che io, lui gli ho detto guarda, almeno questo è un po' un mix, diciamo, di generi. Tra noi due c'è un po' c'è una guerra, no, non è una guerra, no, lui è un altro punto del cinema di genere, quindi ho detto guarda, questo potrebbe piacere, esatto. Guarda, infatti, e poi avete litigato perché a me mi ha fatto schifo, a lui è piaciuto, no, al contrario, l'abbiamo litigato perché è piaciuto a entrambi, meno male. No, scherzo. Come nasce? Il film nasce, allora, non l'ho scritto io, okay. L'hanno scritto due sceneggiatori, Roberto Cimpanelli e Gabriele Scarfone. Nasce un bel giorno, mi chiama Francesco e mi dice te devo parlare. Ah, e tu dici che è successo? Perché io e Francesco in passato avevamo fatto insieme un cortometraggio che si chiama Cani di razza, che comunque era andato molto bene ai festival, ci eravamo trovati bene entrambi, c'era una stima reciproca, quindi mi chiama proponendomi questa sceneggiatura per farmi esordire alla regia. È difficilissimo esordire. Da dire, è proprio da dire. È più da fare o da dire? Quindi leggo questa sceneggiatura e felicemente mi accorgo che era una sceneggiatura nelle mie corde, che non è scontato che ti propongono una sceneggiatura che ti piace o che è il film che vorresti fare come esordio, quindi sono stato felicemente sorpreso e ho detto dai, non vedo l'ora. E poi abbiamo iniziato, e è stato un lungo percorso, bello, pieno di ansie, però molte soddisfazioni, giornate deliranti, però c'è stata sempre una bella alchimia, perché poi eravamo una truppa di giovani ragazzi, gli attori erano giovani, il direttore era giovane, e quindi abbiamo messo su una troupe di ragazzi giovani, però anche supportati da delle maestranze o comunque delle figure anche artistiche, come il montatore, il musicista di esperienza, che quindi è stato, come si dice, è stato un confronto generazionale, sì, vuol dire un'unione, una sinergia. C'è stata una bella sinergia. Sì, poi ho visto tutto che è molto pieno di un sacco di attori che mo vanno, cioè bravi. Sì, sono tutti bravi. Ragazzi giovani, però bravi, li stiamo facendo andare noi. Certo, anche grazie a voi. Infatti, no, ma è vero. È stato perfetto per Netflix, perché comunque ci sono tre serie diverse che si fanno come protagonisti. Esatto. Sì, che poi non è neanche una cosa voluta a inizio. No, certo. La domanda iniziale, se no, avrebbe cambiato le sorti. No, assolutamente. E quindi sì, mi sono trovato benissimo. Allora abbiamo lavorato tanto, perché comunque era un film su questo rapporto
molto stretto tra questi due ragazzi, quindi c'è stato un mese di prove, un mese di letture, un mese per conoscerci, e anche durante il film in corsa ci siamo tutti quanti calibrati per dare il massimo. E infatti bisogna dire che la cosa che appunto secondo me risulta proprio meglio è il rapporto fra loro due. Sì, molto. Anche veramente, veramente sì, anche in scrittura il rapporto tra i due protagonisti, cioè come una bromance, si direbbe, molto molto riuscita. Un vecchio professore del liceo mi diceva sempre: ti fida di chi usa le parole in inglese per dire cose, le parole in latino. Però mi rendo conto di essere in una ignoranza proprio ormai in un po' peggio, che purtroppo il mio liceo era tanti anni fa. Quindi bromance come si può tradurre? Amicizia virile. Bad romance. No, sempre in inglese. Romantico inguaribile, non so. No, un'amicizia virile. Romance, sì. Brotherhood e romance. Eh sì, esatto. Una fratellanza romantica. Una fratellanza platonica. E che a un certo punto poi, per fortuna. E a un certo punto poi nel film, non so se spoiler, ma non è spoiler. No, è spoiler free questo. Sì, non del finale che ne pensate? Il finale per me è la cosa che più dà senso. Senza che lo diciamo. Però ecco, se non fosse finito molto così, finale. Perché tu sei un inguaribile romantico. No, ho messo perché secondo me sono talmente scritti bene. Ma tutto parte dal fatto che non mi volevano fare la svolta a due, quindi ci deve essere un modo per questo capitolo che rimaneva così, giusto. Assolutamente. giustissimo. Approvo. Sì, no, anche perché appunto mi sono rimasto un po' male perché erano usciti. Anche perché no, c'è anche l'interessante il protagonista. La protagonista è Andrea Tanz. No, dicevo. Non mi ricordo il nome del personaggio. Jack e Ludovico. Esatto, Ludovico sarebbe Brando. Brando. E mi piace molto il personaggio Brando, soprattutto interpretato da Brando, perché lui ha comunque interesse, no? Sentimentale per il personaggio a un certo punto, che di Rebecca. Di Rebecca e Ludovica Martina. Però in realtà poi c'è tutto il rapporto con lui, che alla fine, no? Cioè, è anche quello, poi deve anche un modo, anche un'indicazione sentimentale in realtà. Ci fai caso, non sto a dire che hai fatto, se ci fai caso. Sì, guarda, me lo riguardo perché non guardalo un po', guarda. Quante volte l'hai visto? Quante volte lo avete visto? Io credo di averlo visto 300 volte. 200, circa. E potremmo organizzare una serata dove io lo doppio in diretta. Tutti i personaggi. Bello. Infatti no, perché abbiamo fatto un'altra puntata con un ospite, cioè con un regista che è venuto a casa sua a farci vedere il film proprio. Infatti lui sta un po' tipo, ma quante volte l'hai visto, abbiamo chiesto, quindi volevamo capire. Sì, lui stava molto così, infatti non aveva voglia niente di vedere il film per l'ennesima volta. Le scene al montaggio, certo, poi il montaggio prima di fare una singola scena, poi è la scena più difficile, che comunque diciamo che le location a ricordo principali sono due, no? Sì, le due scene sono bar, casa loro e il flamingo, l'appartamento e fuori l'appartamento. La scena più difficile che avete fatto, qual è stata? Anche a livello produttivo. Da girare? Ma produttivo, insomma, in generale. Forse dobbiamo rispondere in modo separato, cioè nel senso, me le scene più complicate comunque erano quelle dentro casa, il rapporto tra loro due. Sì, chiaro. Perché appunto dovevi far scattare quell'alchimia, e quindi una delle scene non più complicate, però quella un po' più pesante, quella dove c'è un po' più paura, era quella del loro confronto quando si fanno la canna sul divano. Sì. E quella psicologicamente, cioè a livello di pressione, era una delle scene per me più complicate, perché è un punto importante del film. E quindi due attori in una stanza, cioè il difficile di questo film era due attori in una stanza. E non hai modo di, anche al montaggio, diciamo, riprendiamo sta scena, no, è quello, quindi tutte le scene dentro casa erano comunque difficili, rispetto anche a scene magari un po' più d'azione, un po' più tecnicamente complicate, però registicamente la parte più difficile era quella dentro casa loro, è stata quella. Produttivamente faccio rispondere Diana, perché Rosa Drive ha fatto la produzione esecutiva del film, quindi
lascio parlare lei. Produttivamente direi la scena dell'inseguimento, perché comunque era nel periodo delle restrizioni Covid, quindi insomma era un inseguimento notturno, per cui è stato un po' complicato per orari, coprifuoco, però insomma poi ce la siamo cavata, sì. Direi. Incolumi pure. Sì, incolumi, sì. Senza nessun... Sembrerebbe Andrea incolumo. 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 Il calumè della pace. Il calumè della pace. Invece, per tornare appunto su il discorso di genere che facevamo prima, che a me interessa molto, com'è stato il tuo approccio? Cioè, tu vivevi questo film come un film di genere, inteso anche come, diciamo, cercare determinati modi di regia già strutturati in passato da altri film che sai che ottengono un determinato effetto? Domanda maliziosa, oppure l'approccio del cinema di genere? Domanda molto, no, perché io avevo il cinema di genere come faccio molto... rispondere il mio avvocato. No, perché io lo vedo molto come anche in modo tecnico, inteso proprio di regole di genere. E quindi ci sono dei registi che secondo me ci si legano molto, invece altri registi magari si legano più al personaggio. Guarda, registicamente il film è diviso un po' in due situazioni, cioè quella dentro casa loro, che appunto ho utilizzato macchina a mano per stare comunque dietro agli attori, per lasciarli più liberi, per stare proprio vicino a loro. Infatti ho usato sempre ottiche molto larghe per stare vicino alle facce degli attori, non c'è mai un'ottica lunga. Comunque l'idea era stare con loro mentre succedevano le cose dentro casa, mentre diciamo la parte quella lì fuori, del mondo fuori, lì c'è stato un po' più di regia, chiamiamola di genere, quindi c'è stata una regia un po' più pulita, un po' più statica, usando macchina fissa e quindi inquadrature un po' più composte, per dare anche quel tono, lasciatemela passare la parola, più fumettistico del mondo, insomma, che poi è quello, sì, che certo, disegna Ludovico, che a un certo punto entra dentro casa sua, certo. E anche a livello fotografico, diciamo che abbiamo diviso insieme al DOP, abbiamo scelto di dividere i due mondi, cioè quello dentro casa loro, abbiamo girato con delle ottiche sferiche, quindi che sono un po' più una visione umana come immagine, mentre abbiamo utilizzato per i cattivi delle ottiche anamorfiche che inconsciamente ti danno una visione meno umana della fotografia. Ok, e peraltro io ho apprezzato molto anche l'uso della violenza. Della violenza, perché oltre a essere ben calibrata è molto realistica, sì. Ed è una cosa che spesso viene soprattutto in questi film, cioè oggi sono i film tipo gli horror, no? Che quindi è scontata che ci sia, allora ci si lavora, oppure in certe volte viene lasciata un po' da parte, invece per una storia del genere aiuta molto, aiuta molto, sì, perché secondo me la violenza, cioè se tu la vedi ti fa paura, no? Quindi se tu vedi Buzzetti che è violento e vedi la violenza di Buzzetti quando lui entra dentro casa loro, hai paura di... Hai paura perché l'hai visto, Buzzetti, perché hai visto cosa può fare, che mai. Sarebbe... la sua scarpetta, la sua punta di scarpa, che sarebbe Marcello Fonte. Okay. Sì. Grande Marcello Fonte. Grande Marcello, sì, molto bello il suo personaggio. Sì, bello. Villain, sì. Proprio di altri tempi. Anche lui è un po' fumettistico. Sì. Molte, sì, cose. Infatti mi è piaciuto molto come la parte... No, la parte appunto, come la parte appunto del, ho detto la parte appunto per mezz'ora, capito? la parte in spagnolo, no, probabilmente non tagliare in questo momento, sì no, l'Italia è utile, perché lui infatti ogni volta, cioè, fa quella faccia per dire questo adesso però, no, volevo dire che a differenza della parte molto intima dei due personaggi nella stanza, nella casa, appunto c'è questa doppia faccia, diciamo, del film, che invece è molto fumettistica nella parte invece dove c'è il boss. Questo insomma è sì, diciamo che volevamo raccontare una criminalità non super realistica, super realistica, però invece i personaggi di due sono molto invece realistici, esatto. Questo farli entrare è come se un personaggio di Ludovico di Brando entrasse tutto in quel mondo. Posso dire una cosa? Certo. Devi. Mi fa piacere questa domanda, perché diciamo poi quando esce un film, diciamo, noi che lo abbiamo prodotto in qualche modo, ci abbiamo investito, leggiamo e riscontriamo dei pareri i più vari possibili, mm-hmm. come è giusto che sia, certo.
è un punto che in Italia è stato sottolineato da più parti, mentre all'estero molto di meno, è proprio questo relativo al lato criminale del film, cosiddetto crime, per tornare al discorso di inglese. Io credo che uno degli elementi che ha pagato in termini poi di risultati, di resa di questo film, è proprio quello che c'è stato un po' criticato in Italia, cioè la non aderenza ad una realtà iperrealista. Cioè in Italia si possono anche fare film senza che ci sia l'appartamentino misero, mesto, iperrealista, senza i doppi tagli, senza le tute, senza l'aderenza. È cinema, è un mondo, un immaginario cinematografico che secondo me, purtroppo, poi sono punti di vista, in Italia è sempre visto con timore, mentre all'estero viene usato, e se lo fanno all'estero va bene, se lo facciamo in Italia no. Sì, perché c'è comunque una mentalità un po' provinciale, un po' chiusa, ma non tanto provinciale, un po' chiusa, nel senso che magari non si ha idea che ci sono altri orizzonti, no? O magari anche più interessanti, di avere sempre una casetta, il personaggio sa, sono io, vengo al paesino. Tra l'altro una cosa che volevo dire è che secondo me funzionano, al di là della bravura degli attori, molto le facce, sì, che è una cosa che mi ha colpito, che vedevo molto nei film italiani anni 70 così, e soprattutto, non so come si chiama l'attore che fa il boss, Tullio Sorrentino. Lui c'ha una faccia incredibile, molto, veramente, sì. Proprio taglia di... Sì, e per dei personaggi soprattutto anche di contorno che del genere, o anche un personaggio che all'inizio gli rubano i soldi così, fa molto perché li caratterizza, capisci? Cioè io quel personaggio, al di là delle battute dice, me lo ricordo in realtà proprio per l'espressione, perché essendo un personaggio secondario appare meno, quindi c'è bisogno di questa cosa. E quindi ecco, non ne so, complimenti. Bene, grazie. Io faccio domande più invece più produttive, organizzative. Voi, cioè, da produttori e da registi, io di The Drive mi pare che ho visto già qualcos'altro, ora non mi ricordo, però mi ricordo bene i titoli, però qual è la vostra direzione a livello produttivo, a livello cinematografico, che tipo di film vorreste fare in futuro, e tu che film, tipo di film vorresti fare in futuro? Allora, come Rodeo Drive rispondo, siamo molto contenti di ampliare un po' i nostri orizzonti verso dei progetti più anche freschi, diciamo, ecco, e quindi questo è stato proprio uno dei nostri primi appunto progetti per poter ampliare queste nostre vedute verso qualcosa di più, diciamo, ecco, fresco, più nuovo e, ecco, non scontato in questo senso. A livello di regia invece Riccardo ci dirà. Cosa, a livello di regia io vorrei continuare un po' su questo filone. Per me era una cosa nuova perché ho sempre fatto corti di commedia, non so se avete visto, insomma, i corti, e quindi questo è stato un po' un salto nel buio che mi è piaciuto molto, cioè è stato veramente stimolante, quindi vorrei continuare a percorrere questa strada. Comunque sempre sul genere, sempre sul genere, dicevo. Non per forza. Non per forza, però comunque una storie semplici, però che hanno una bella anima. Cioè, certo. Tento di rispondere anch'io alla tua domanda, che è una domanda da $1 milione, perché poi credo che esista anche il caso in questo lavoro, no? Gli incontri, la casualità. Come linea editoriale, come life, che viene da un percorso di distribuzione, noi puntiamo assolutamente sulle storie. Quindi, prima ancora di capire che attori ci stanno, perché purtroppo è un malcostume italiano della produzione, prima della storia viene, cioè il film con questo attore piuttosto che con questa storia. Ecco, noi ribaltiamo un pochino il discorso e privilegiamo assolutamente le sceneggiature, le idee, non per forza questa parola, diciamo, innovativo, perché poi nessuno inventa niente, secondo me. Contano le emozioni, contano delle belle storie da raccontare, da proporre al pubblico, che secondo me, quando gli vengono proposte, risponde bene e si aprono anche dei canali, come è successo in questo caso, a livello internazionale. Quindi ecco, credo che vada a invertire un pochino la tendenza degli ultimi due decenni
italiana, grazie anche a queste nuove opportunità che ci arrivano dall'estero, che vanno colte come opportunità e non boicottate a prescindere, per cercare di ritrovare il filo conduttore con il pubblico, che è la cosa di cui sono più orgoglioso di questo film, perché è piaciuto tanto alla gente, alle persone. Io, Riccardo, insomma, abbiamo avuto dei riscontri proprio dalle persone positive, che è la cosa più giusta per chi fa questo lavoro. Più gratificante anche, immagino, sì. Che sai che hai fatto il lavoro bene, e quindi vuol dire che è stato apprezzato. No, ma aspettavo Riccardo, modelli, ispirazioni, da Riccardo Cinefilo più che Riccardo, sì, a me, sì, piace, sì. Piace tutto, sì. Il cinema, cioè, sì. È un po' come quando mi chiedono qual è il tuo cantante preferito, in base al momento, cioè, nel okay. senso, mi piace la bella musica, mi piace il bel cinema, quindi sì. Se c'è un bel film di fantascienza, mi vado per un bel film di fantascienza, diciamo che mi piacciono molto i film degli americani, anche dei fratelli Coen, sarò banale, Tarantino, certo. Però mi piacciono anche altri film, mi piacciono le commedie italiane, quindi non ho proprio non sono, diciamo, settorializzato su se un film è bello. Poi una volta anche in base al momento che vivi, no? Certo. Il film che in un momento non mi sono piaciuti, l'ho visti 2 anni dopo, ho detto stupendo. E voi da produttori quale film avreste voluto produrre? Anche bella domanda. Questa guarda, non è difficile perché io ce n'ho uno solo proprio nella vita, che c'era una volta in America. Se mi chiedi che film avrei voluto produrre, solo quello. Cioè, avrei preso gli scarpini al chiodo, uno solo, tutt'altro lavoro. Certo, certo. No, io sono piccolo. Contentissima dei nostri che abbiamo prodotto, come Tre Uomini e una Gamba, che insomma. Bellissimo. Ah, okay. Grande classe. Sì. Certo. Io ho un grande appassionato. Abbiamo anche il Garpez, no, in ufficio. E con 30.000 lire. Con 30.000 lire mi fa l'anno, lo faceva meglio. Mai, neanche. Attenti che ora la gente sa dov'è. Esatto. Adesso sapete. Quindi, Roma, non si sa l'indirizzo. In Roma. Ma è troppo difficile. Beh, se sappiamo un po' l'ufficio, tu cerchi il rodeo, poi cerchi. Va bene. Dobbiamo fare una foto con voi, ragazzi. Sì, grazie.